Amici di GRP, la più cordiale buona serata da Beppe Rasolo in studio per questo nuovo appuntamento di Vivi in Piemonte. È stato l'evento della settimana, il raduno diciamo di tutte le forze imprenditoriali del paese alle OGR per chiedere che cosa? Per chiedere naturalmente che le infrastrutture non vengano fermate. Allora noi rimaniamo sul pezzo dopo anche l'incontro che alcune di queste sigle hanno avuto proprio nei giorni scorsi a Roma con il governo Conte e quindi vi vado a presentare i miei ospiti. Alla mia sinistra un nostro gradito ritorno, Andrea Tronzano, consigliere regionale del Piemonte. Buonasera. E poi alla mia destra Carlo Piacenza, una delle persone presenti naturalmente a quell'incontro, presidente dell'Unione Industriale Biellese. Buonasera. E poi Marco Lorenzini, vicepresidente di API. Buonasera a voi. Allora, comincerei dalla parte imprenditoriale, Lorenzini. Questa iniziativa fatta all'OGR, perché è stata fatta? Cioè, cosa volevate rappresentare? All'OGR si sono incontrate tutte le associazioni datoriali presenti in Italia che hanno voluto dare un segnale forte di continuità a quello che era il discorso della manifestazione della piazza, che è stata pacificamente occupata per dare un segnale che la società civile non è sempre disposta ad accettare supinamente quello che la politica fa, non condividendolo anche con le organizzazioni datoriali e col mondo del lavoro produttivo. Un segnale forte di unità, perché tutte le associazioni datoriali hanno dimenticato eventuali attriti, eventuali diatribe interne o con altre sigle, e si sono tutte insieme poste come unico interlocutore valido e rappresentativo del 65% del PIL e di oltre 13 milioni di lavoratori per dire al nostro governo: noi vogliamo fare, abbiamo smesso di attendere le vostre discussioni, abbiamo smesso e deciso di andare avanti su quelle che sono le iniziative che devono essere portate per dare significati e pienezza nei progetti del governo e della manifattura per portare un risultato concreto. Noi siamo la voce delle persone, di 13 milioni di persone che lavorano tutti i giorni, che rischiano tutti i giorni in prima persona per fare, per essere concreti e per realizzare dei progetti. Questo abbiamo cercato di dimostrarlo in una manifestazione che ha avuto secondo noi un grandissimo successo, non sarà l'unica, ne stiamo progettando delle altre, perché noi vogliamo che il governo abbia la sensazione di essere monitorato costantemente su quello che fa e su quello che dice, soprattutto perché non sempre c'è univocità di voci, univocità di intenti e di esternazioni tra i vari rappresentanti con cui noi dobbiamo interloquire. Presidente Piacenza, qual era l'atmosfera che si respirava alle OGR? Guardi, un'atmosfera direi autentica, di persone tutte che sono venute motivate, che hanno lasciato il loro lavoro, che hanno lasciato le loro aziende per venire a farsi sentire a un governo che fino ad oggi abbiamo avuto pazienza di aspettare, ma sono d'accordo con il signore che parlava prima, dove non possiamo più aspettare, adesso dobbiamo agire, dobbiamo veramente chiedere al governo che ci lasci lavorare, che ci dia le possibilità anche di lavorare, perché le infrastrutture sono fondamentali per poter andare avanti nel nostro lavoro. Siamo già indietro rispetto ad altri paesi, non possiamo più aspettare veramente, dobbiamo farci sentire e il fatto che si siano mobilitate migliaia di persone dal loro posto di lavoro per venire a farsi sentire è un significato veramente simbolico, forte di questa nostra presa di posizione. Parte politica, non posso non farti intervenire, anche perché è una cosa che abbiamo visto nell'incontro successivo che è stato fatto al Palazzo di Governo con il Presidente Conte, sembrava un governo monco perché mancava una parte probabilmente, o sbaglio Andrea? No, certamente ci sono delle differenze abissali fra i componenti del governo. Io mi sono sempre posto senza veli nei confronti di questo governo, non con pregiudizio, ecco. Quindi io rispetto tantissimo chi ha il consenso popolare e le due forze politiche oggettivamente hanno un consenso popolare alle spalle, però c'è una differenza di ideali talmente forte che credo che sia matematico il fatto che vadano ad esaurimento prima o poi, non ci sono delle possibilità diverse. Certamente una cosa che vedo invece con chiarezza è che l'occasione della TAV e la manifestazione degli imprenditori, oltre a quella dei 40.000 di qualche settimana fa, consente al Piemonte di uscire da questo isolamento, perché ne parlavamo prima fuori onda. Io credo che
i sabaudi abbiano sempre atteso troppo, no, a farsi sentire, lo vedi anche dagli esponenti del governo, pochissimi sono quelli piemontesi, se ci pensiamo, no? Ma neanche, io parlo degli ultimi 30 anni. E quindi probabilmente credo che questa occasione sia anche un modo per dire che la TAV sì, è un problema soprattutto piemontese, diciamo così, ma diventa un problema nazionale, diventa un problema internazionale, e quindi il Piemonte ritorna ad avere una sua centralità e gli imprenditori lo hanno dimostrato. Voglio fare una domanda provocatoria al mondo dell'imprenditoria. Allora, è ovvio che tutto parte dal discorso sì TAV, no TAV, però in realtà non è solo quello, perché poi c'è l'Asti Cuneo, se parliamo di Biella c'è la Pedemontina piuttosto che l'elettrificazione dei treni. E tutti, comunque, le forze di governo ci dicono: ma noi dovremmo prima fare l'analisi costi-benefici. Ma perché le analisi costi-benefici non si fanno prima di fare un'opera? Lorenzini. Le opere non si farebbero se non ci fosse a monte uno studio di fattibilità e uno studio che valorizza il pro e il contro e giustifica l'inizio e l'avvio di un progetto. È ovvio che sono state fatte delle analisi dei costi e benefici su ogni opera pubblica che è stata messa in cantiere. Quello che a me personalmente crea delle perplessità, delle grosse perplessità, è il non capire perché al di là di una politica del quotidiano non si riesca a pensare a una politica nel tempo che allunga la visione a 10, 15, 20 anni. Se io devo guardare il mio settore, io con Fapi Torino rappresento aziende manufatturiere di varia natura e anche aziende di servizi. Io personalmente opero nel settore del multiservizio e servizi ambientali, quindi a me francamente le infrastrutture possono interessare entro certi limiti, ma mi interessano perché io capisco che tutto il mondo economico si muove più velocemente, ha bisogno di avere infrastrutture più sicure, più veloci, più rapide, più potenti. Tutto quello che noi oggi abbiamo come economia lo abbiamo dato da una bilancia import-export. Se dobbiamo guardare gli ultimi dati economici, noi vedremo che cosa ha tenuto è stata l'esportazione delle nostre materie, dei nostri prodotti. Allora, dov'è che noi cominciamo a essere deboli? Nel fatto che le infrastrutture non riescono a sopperire alla necessità che noi abbiamo di aumentare l'export per poter governare il nostro mondo economico. È un rallentamento e secondo me è una visione assolutamente miope il non capire che le infrastrutture e le vie di comunicazione devono essere potenziate, rese più sicure, manutentate e più sicure, per poter offrire una migliore garanzia a tutto il mondo manufatturiero dell'impresa, che sia grande, che sia piccola, che sia media, perché non dimentichiamo che il piccolo artigiano produrrà per la media industria e produrrà per la grande industria, ma tutti dovranno veicolare i propri prodotti, perché quando uno produce qualcosa dalla propria fabbrica la deve far uscire, la deve far arrivare da un'altra parte, e chi fa le pulizie da qualche parte deve spostarsi e meno tempo impiega e meglio può lavorare. Quindi è importantissimo avere delle vie di comunicazione accessibili, facili, sicure, comode. Le analisi sono state fatte, ci sono ingegneri, ci sono economisti, ci sono politici che si sono occupati nel tempo di tutto questo e hanno avviato nella loro visione questo tipo di opere. Se poi però noi dobbiamo a ogni cambio di governo avere o di amministratori locali avere una rivisitazione dei progetti e dei costi, io credo che i tempi italiani, che sono già famosi per essere particolarmente lunghi, diventeranno sempre più prolissi, quindi rischiamo di non avere una stagnazione, rischiamo di entrare proprio in recessione, ma per tutta una serie di concause, tra cui anche delle infrastrutture che non sono sufficientemente adeguate. Presidente Piacenza, allora lo dicevamo giustamente prima, Biella isolata però con le strutture, con le infrastrutture può diventare comunque al centro anche dei commerci. Assolutamente sì, Biella è troppo tempo che è isolata, sono 30 anni, lei poi è biellese, lo sa benissimo, che parliamo di peduncoli autostradali, che parliamo di pedemontane, pedemontine e di elettrificazione di treni diretti sul capoluogo e io dico anche su Milano, perché comunque Biella è più orientata economicamente su Milano. E veramente il problema di Biella è il suo grande isolamento. Noi non ce la possiamo fare più, non siamo più attrattivi, lo diventeremo sempre meno,
perché non è possibile in un momento in cui di globalizzazione, si vive un mondo di globalizzazione, e che ci siano ancora delle province totalmente isolate, staccate dalle città, dalle metropoli più importanti. Pensiamo che a Biella, quello che costa un appartamento nel centro di Biella, siano ti compri un garage nel centro di Milano, e questo non è possibile. Biella ha tutti i vantaggi per poter attirare qualche migliaio di famiglie dalla cintura milanese. Se avessimo un treno diretto che ci porti in meno di un'ora dal centro di Biella al centro di Milano, e quindi collegarsi con le alte velocità che ci porterebbero in giro per tutta Europa, e invece siamo relegati a una situazione dove da far west, veramente, perché per arrivare a Milano dobbiamo cambiare a Novara, dove spesso e volentieri si perdono le coincidenze, e Torino lo stesso, dobbiamo cambiare a Santiago, le stesse problematiche. Noi veramente abbiamo bisogno di trovare questi collegamenti. Poi parliamo tanto di situazioni di ambientali, parliamo tanto di sostenibilità aziendale. Parliamo di sostenibilità aziendale, ma ne parliamo dopo una breve pausa pubblicitaria. Benissimo. Eccoci tornati in studio, lo stavamo dicendo prima di andare in pausa con il Presidente Piacenza, infrastrutture che comunque devono sempre avere una dimensione ecosostenibile. Si parla tanto di sostenibilità, di ecosostenibilità, le infrastrutture verrebbero veramente incontro a questo aiuto. Pensiamo solo a avere questo treno diretto su Milano o su Torino, quanta gente che oggi si sposta in automobile, sono veramente centinaia per non dire migliaia di persone che vanno tutti i giorni con la difficoltà dell'orario, perché lo sappiamo, poi quando si arriva ai confini delle grandi città poi c'è tutto il problema del traffico, inquinamento, perché ogni persona è un'automobile. Ma è possibile? Ma è possibile ancora accettare una situazione del genere, dove se parliamo di sostenibilità, di ambiente, di città più pulite, e basterebbe un treno dove in più si può lavorare sul treno, perché ormai abbiamo gli uffici in tasca, abbiamo gli smartphone, abbiamo i tablet. Io addirittura, per cercare di attirare, perché poi si perde anche la capacità di attirare persone sulle proprie aziende, ma vogliamo che noi dobbiamo portare le proprie aziende a Milano o a Torino? È sbagliatissimo, però dobbiamo renderci attrattivi, per cui un milanese o uno che vive nella cintura milanese o torinese deve poter venire a lavorare da noi. Io sono anche disposto a considerare quell'ora di viaggio del treno pagata, perché lui sta lavorando sul treno, e aiutiamo la sostenibilità ambientale e delle persone, per cui questo è ormai una situazione non più sostenibile. I nostri governanti devono capirlo. Quello che ha detto tra l'altro Piacenza è interessante, Andrea, perché il fatto di un imprenditore che dice utilizza il mezzo di trasporto e io ti considero comunque questa ora come un'ora di lavoro, perché se sei su un'infrastruttura che funziona, quindi è anche un'idea utile tra l'altro. Assolutamente sì, ma gli imprenditori danno sempre idee utili, bisogna saperle ascoltare. Io credo che oggi lo schiaffo che la politica, tutti, non solo una parte, ha ricevuto dalla manifestazione dell'altro giorno, deve farci risvegliare. Cioè il piano sull'energia, il piano sulle infrastrutture a livello italiano non può più essere rimandato, perché se ancora aspettiamo, siamo già in ritardo rispetto a tanti paesi d'Europa e tanti paesi dell'Oriente, oltre che degli Stati Uniti naturalmente, quindi credo che un governo a matrice 5 Stelle dimostri l'incongruenza che c'è in questa politica, perché se io penso che il treno è il mezzo meno inquinante e poi mi fai non mi fai fare la TAV ma mi fai la ZTL, quindi mi penalizzi l'auto e quindi mi penalizzi la mia vita quotidiana, ma al tempo stesso non mi dai una traiettoria né di sviluppo né ambientale, non facendomi fare un treno che tra l'altro è tutto in un tunnel. Poi l'aspetto dei treni di collegamento con Milano, con Torino, su Biella è veramente apocalittico, se ci penso, perché io vado a Biella sovente perché ho degli amici eccetera, e quando vado lì vedo una provincia che era veramente ricca, importante anche dal punto di vista manifatturiero, ed oggi invece fatica, perché io stesso faccio fatica ad arrivare, devo uscire a Santiago, devo farmi tutto quel pezzo per arrivare poi in Vallemoso o a Biella stesso, ci va un treno. Allora, per esempio, regionalmente potremmo prenderci l'impegno, anzi secondo me dovremmo prenderci l'impegno
che i prossimi 5 anni, da maggio 2019 al 2023, le infrastrutture più importanti devono essere realizzate. Non ci sono santi, ecco. Io su questo vorrei che lo schiaffo servisse e che loro ci monitorassero e, come diceva giustamente prima, si arrivasse a monitorare l'azione del governo regionale, ma anche di quella nazionale, costantemente, perché solo questo può pungolare e creare occasioni migliori per i politici. Lorenzini, il discorso della dicotomia tra l'ecosostenibilità e le infrastrutture, non c'è un po' una contraddizione nei termini chi è contro le infrastrutture da questo punto di vista? Perché io mi immagino un treno che buca sì una valle per 57 chilometri, ma perlomeno toglie magari, che so, migliaia di camion che vanno su per la strada e quindi non sono propriamente sostenibili da quel punto di vista lì. Una provocazione, è ovvio. Certo, no, ma con le provocazioni si costruiscono poi i progetti. Alle OGR è stata fatta una battuta sul palco ed è stata invocata e notata l'assenza di Legambiente. Allora, noi dobbiamo pensare, come dicevo prima, non in termini di anno, ma in termini di più anni. È ovvio che un progetto di questa natura, che ha un impatto assolutamente coinvolgente in una zona dell'Italia, crei sicuramente a livello ecologico delle problematiche, che però sono state già analizzate, verificate e si è trovato delle successive soluzioni. Noi non possiamo pensare che qualunque infrastruttura moderna che permette di snellire il traffico e di ridurre il traffico su gomma, quasi del 70%, se tutto potesse essere già fatto e fosse a regime, non abbia un impatto assolutamente positivo sull'ambiente. È questo che noi non riusciamo a capire. Una cosa che è già stata fatta, progettata, avviata, che ha un impatto nel tempo assolutamente favorevole sull'ambiente, perché ridurrà le emissioni, perché io frequento le autostrade settimanalmente per lavoro, è un tir dietro l'altro, code infinite, soprattutto se uno deve, ha la casualità di passare per Genova e deve passare dalla zona di Novi, scendere perché non è più possibile attraversare direttamente, è la vecchia camionabile degli anni 30, che è stata poi trasformata negli anni come autostrada, è un camion dietro l'altro, una corsia infinita di camion che consumano, che producono anidride carbonica, che inquinano. Allora, perché tutto il mondo che sostiene un'ecologia, a questo punto mi viene da pensare che sia un discorso fatto perché fa piacere a volte ascoltare la propria voce che dice delle cose che sono intelligenti, che sono utili, ma che poi nei fatti non sempre vengono messe in modo concreto in attuazione. Perché se io fossi veramente per l'ambiente sarei favorevole a quest'opera, ma al 100%, perché non è oggi, non è domani, ma dopodomani i miei figli, i miei nipoti vivranno in un ambiente migliore, con meno inquinamento, con una maggiore attenzione alla natura e con una maggiore attenzione al mondo che noi dovremo lasciare. Questo io non lo vedo, perché non riesco a capire, ma può essere un limite assolutamente mio personale di comprensione, non riesco a capire questo ostracismo assoluto, ideologico, dogmatico su opere che miglioreranno la nostra vita. È chiaro, dobbiamo lasciare il tempo di farle, progettarle, finanziarle, portarle a compimento. Se ogni 6 mesi c'è un intoppo, i nostri tempi si dilatano e quindi buona norma è quella di accorciare i tempi e metterci a ultimarle il più in fretta possibile, per fare in modo che tutto questo progetto di ecosostenibilità dell'ambiente e questo miglioramento del nostro mondo sia reso possibile. Presidente Piacente, no, dimmi pure Andrea. No, io voglio solo aggiungere una cosa: se mai dovesse vincere un'altra coalizione rispetto a quella attuale sulla regione, cioè le minoranze organizzate verranno ascoltate, ma non possono essere una scusa per fermare niente. Cioè oggi l'Italia ha questo gap perché le minoranze organizzate hanno inciso più delle maggioranze reali, e questo non può succedere in un paese normale.
Certo, ma quello che volevo mettere in evidenza, volevo fare la domanda Piacenza, cioè alle volte dal confronto con le altre realtà istituzionali, io penso non soltanto l'Italia ma quelle estere, comunque vediamo che si sono stati fatti dei manufatti che tutto sommato sono più o meno simili a quello della TAV, pensiamo alla Galleria del Gottardo, pensiamo alla Galleria che comunque unisce l'Inghilterra e la Francia, pensiamo alla Danimarca che ha fatto il ponte sul mare, ma perché gli altri fanno qualcosa che invece noi di solito osteggiamo? Guarda, è una gran bella domanda, me la sono chiesta anch'io più volte, perché oltretutto voglio dire, parliamo di paesi anche molto virtuosi sotto l'aspetto dell'attenzione ambientale, non dimentichiamoci che prima di pensare di far passare la TAV da Lione-Torino, c'erano gli svizzeri stessi che facevano la corte, no? per poter far passare attraverso il loro territorio questa linea. E gli svizzeri credo che non sono proprio gli ultimi arrivati in tema di ambiente, ma anche di risparmio, che di ecologia e di tutto quanto. E quindi veramente mi chiedo io come è possibile ancora mettere in dubbio una situazione del genere. Quindi sono d'accordo che le cose bisogna farle bene, nel rispetto dell'ambiente, nel rispetto di tutto, ma credo che la tecnologia, una volta dicevano che la bellezza salverà il mondo, io dico che anche la tecnologia, se usata bene, veramente salverà il mondo, perché ci sono delle fonti alternative tecnologiche che ci aiutano a continuare a produrre, quindi a vivere su questo mondo, ma nel rispetto dell'ambiente, questo sono d'accordissimo, ma noi dobbiamo, di fronte a delle cose così ormai certe, platea, non possiamo fermarci, io non veramente divento anche un po' cattivo, perché penso che qui ci sono forse altre situazioni, non posso credere che la motivazione vera sia quella di mettere ancora in dubbio se queste grandi strutture su cui siamo in ritardo, dobbiamo assolutamente fare, siano necessarie o meno, questo veramente mi disarma. Andrea, siccome in politica la dialettica è importante, però ci sono anche, e abbiamo visto in alcune trasmissioni, che c'è gente che pensa che la Terra sia ancora piatta, come fai a discutere con realtà di questo genere, cioè come ti confronti? Ma guarda, mi sembra di vivere in un romanzo distopico in questo momento, cioè veramente mi sembra di essere in un incubo che pensavo non si potesse mai realizzare, perché siamo arrivati a contestare i vaccini. È una cosa incredibile, no? Vaccini, insomma, la scienza, siamo quindi arrivati a contestare la scienza. Siamo arrivati a contestare le opere che l'80% degli scienziati, degli imprenditori, dei cittadini ritiene utili, e siamo arrivati a contestare anche il lavoro attraverso il reddito di cittadinanza. Quindi noi premiamo sostanzialmente, adesso, perché chi ha bisogno deve essere aiutato, questo sia ben chiaro, però sostanzialmente riusciamo a premiare chi sta a casa invece di chi produce. Quindi abbiamo proprio il contrappasso, non lo so come definirlo, rispetto a una società normale. Quindi io credo che su questo anche il cittadino elettore debba fare una forte riflessione, perché è vero che la politica non ha risposto per molte questioni che erano in piedi e sono state in piedi in questi anni, però altrettanto la politica è indispensabile, certamente deve essere una politica responsabile, che quando entra nei palazzi si rende conto di non essere lì ad occupare una poltrona, ma di dover fare del bene per la propria società. Ecco, allora io per questo penso che 4-5 punti, non di più, debbano essere alla base della prossima sfida elettorale in regione. Assolutamente, allora da alcune risposte noi le vedremo dopo una breve pausa pubblicitaria. Eccoci qui tornati in studio, adesso chiederei alla regia magari di mettere in onda alcune di queste immagini che noi avevamo girato proprio nel periodo in cui c'è stata questa prima manifestazione di piazza. Ve l'aspettavate una manifestazione così partecipata? Tantissima gente così? No. Ci aspettavamo una grande partecipazione, questo sì. Non a questi numeri e aggiungo non con questo livello di civiltà. Perché la battuta che è stata fatta, non abbiamo lasciato neanche un pezzo di carta per terra, e deve essere preso da esempio per manifestazioni che in passato hanno visto questa piazza protagonista, ci ha fatto pensare che nonostante un numero incredibilmente alto di partecipanti, ci sia stata una qualità nella partecipazione assolutamente significativa e anche elevata. Io mi permetto di rubare 2 secondi per dire, noi abbiamo già vissuto a Torino negli anni 80 la marcia dei 40.000 e si vede che è un ricambio generazionale, perché mio padre
partecipò alla marcia dei 40.000, erano altri tempi, era un'altra situazione sociale. Però lo stesso si partì da Torino, comunque ci fu una sorta di risveglio nazionale. Ci fu una sorta di risveglio, era una situazione diversa per l'ambito societario e l'ambito sociale, e anche perché c'era una grossa fabbrica in contrapposizione ai propri lavoratori. Oggi però questo esempio è stato ripreso, perché in fondo Torino è un laboratorio culturale e ideologico importantissimo per l'Italia. È da Torino, e lo dico da piemontese per caso, perché io non sono di genia piemontese. D'adozione, via. Io sono nato a Cuneo, ma sono romagnolo toscano di famiglia, quindi, però, e ho sempre sostenuto all'interno della mia associazione che voi piemontesi dovete smetterla di essere troppo sabaudi, dovete essere più spregiudicati, dovete essere coscienti del fatto, si deve essere coscienti del fatto che a Torino sono state ideate le migliori cose a livello tecnologico, ci sono stati i migliori pensatori, ci sono negli ultimi 150-200 anni. E tutto questo perché è questa zona d'Italia è un incubatore di idee, di opportunità, di opinioni, che spesso, proprio perché non si vuole creare disagio, vengono un pochino ingabbiate. Oggi c'è stata questa nuova presa di coscienza, questa seconda grossa esperienza di piazza, che io spero abbia avviato un grosso processo di cambiamento e di presa di coscienza di quello che le persone che stanno sempre in silenzio possono veramente pesare nel cambiamento. Una frase che io cito copiandola: fa molto più rumore un albero che cade di una foresta che cresce. Noi siamo la foresta che cresce tutti i giorni, con impegno, in silenzio, con dedizione, facciamo quello che dobbiamo fare per portare avanti dei progetti. Quella piazza rappresentava i progetti che non si vogliono fermare, che vogliono essere portati a compimento per produrne ulteriormente altri, sempre nell'interesse del futuro e sempre nell'interesse di quello che è l'economia, il benessere e la serenità delle persone. Non vogliamo una lotta dei gilet gialli per le strade, noi vogliamo e desideriamo fortemente, come tutte le associazioni unite, avere degli interlocutori che ci permettano di poter avere un confronto costruttivo con quello che è il mondo politico, che a volte, e devo dire negli ultimi periodi, lo dico con un certo scoramento e scoraggiamento, ha dimostrato di essere totalmente scollegato con la realtà produttiva e la società civile, come viene chiamata, del paese, perché viaggia per strade proprie che non sempre coincidono con gli interessi presenti, con gli interessi che noi dobbiamo portare avanti. E questo purtroppo è stato il segnale della piazza. Forse ci siamo stancati e vogliamo veramente andare a guardare in faccia le persone che decidono per noi contro la nostra volontà. Ecco, adesso non vorrei spezzare una lancia a favore di Piacenza, ma essendo biellese anche noi qualcosa abbiamo dato comunque non solo all'Unità, certo, d'Italia, ma se bevevate il vermouth in Piazza Castello a Torino era uno di Bioglio, giusto? Quindi possiamo dire che ci abbiamo dato. Ma anche tu, Presidente, cosa ne pensi di quella piazza? Quali sono state le sensazioni? La sensazione, io invece personalmente, naturalmente, mi ha un po' stupito, non pensavo veramente invece a un affollamento così, proprio perché da buoni sabaudi siamo abbastanza riservati e quindi è difficile che ci riversiamo in piazza, però la dimostrazione che 40.000 persone totalmente apolitiche, totalmente ordinate, di ceti sociali molto diversi, trasversali, si siano presentati insieme a far capire che c'è un'esasperazione su questo modo di condividere la politica, che è una politica di attesa e di incompimenti, e questo credo che sia stata la cosa più bella, il messaggio più bello che la piazza ci ha dato quel giorno, e speriamo di poterlo mantenere così com'è, autentico, che non vengano di nuovo queste cose inquinate da estremismi di qualsiasi colore politico siano. Questa è una cosa che però bisogna ascoltarla, la piazza bisogna ascoltarla, questa è una piazza ordinata che ha fatto valere una sua espressione di pensiero. Questo è il mio particolare. Certo. Allora è anche una questione di linguaggio. Oggigiorno la politica deve cambiare anche il metodo di porsi e deve darsi magari anche delle risposte, se vogliamo, più di una filosofia gandhiana, nel senso posizionarsi in un'attesa, in un ascolto,
però con una decisione quasi imprenditoriale poi nella realizzazione delle opere. Sì, io più che la verbosità dei linguaggi, che sicuramente sono utili e importanti, vediamo anche dal 95 ad oggi, insomma, chi ha saputo comunicare bene ha saputo anche vincere elezioni. Io vorrei più che fossimo capaci di ascoltare seriamente, cioè aprire il padiglione auricolare e poi tradurlo in pratica. Non è così facile come sembra, perché succede così nella politica, lo rendo semplice per far comunque comprendere il concetto. Tu ascolti un'esigenza, devi tornare in ufficio, devi scriverti questa esigenza, devi tradurla in proposta, devi portarla in aula devi trovare il consenso, perché non sempre quando hai ragione, ma devi fartela dare anche dagli altri, allora devi trovare il consenso in aula. Questo è un lavoro anche difficile, complicato. Se la politica riesce a fare questo salto di qualità, e quindi chi occupa le stanze, chi occupa le poltrone nelle istituzioni, riesce a fare questo salto di qualità lavorativa, perché è proprio un lavoro, io credo che la politica riuscirà a tornare a rispondere. Se invece continuiamo a pensare alle nostre filiere di consenso, alle nostre filiere di potere, al fatto di avere il prestigio ma di non dover fare più di tanto, perché tanto sei lì dentro, eccetera, ecco, questa è la politica che ci ha portato a questa situazione. Quindi è necessario veramente cercare di cambiare il passo. Poi, se la piazza Notav, che sarà prossimamente, non so quando, perché ho perso anche la cognizione della data su queste cose assurde, però se la piazza Notav fosse anche partecipata 20-30 mila persone, non importa, perché quella lì sarà sempre una minoranza rispetto alla maggioranza che voleva le Olimpiadi, che vuole la Tav, che vuole più eventi, che vuole una sanità migliore, ecco, con i vaccini compresi. Ecco, io credo che su questo non ci siano dubbi alcuno, e dobbiamo lavorare a favore di questa maggioranza. Tra l'altro la manifestazione è domani, comunque, quella dell'8 di dicembre, però ecco, appunto, c'è il rischio che poi alla fine si faccia questa contrapposizione: noi eravamo 25.000, voi eravate 30.000. C'è il rischio, c'è. Scusami, non volevo. Non per noi non ci poniamo il problema di quanti siano domani in piazza, è assolutamente normale non condividere il nostro pensiero. Ci aspettiamo che con la stessa dimostrazione di civiltà venga effettuata questa, che abbiamo dimostrato noi, venga effettuata questa manifestazione, ma non è il numero che conta, è la volontà di dimostrare, di portare avanti nei fatti delle convinzioni che per noi sono molto forti e molto rappresentative di un voler fare. La piazza di domani io non la vedo altro che una ideologizzazione assolutamente monocratica su un no fine a se stesso. Non c'è un no, però vediamo, non c'è un no, però potremmo considerare le cose. No, è un no a prescindere. È un no a prescindere che ci lascia particolarmente anche un po', no, io non vorrei sembrare da dire ci lascia un po' indifferenti, perché non è così, nel senso che ognuno è libero di dimostrare ed è giusto che abbia la considerazione che la propria azione riveste, però sostanzialmente non possono essere anche 50.000, 5.000, non importa, noi abbiamo le nostre convinzioni motivate e su quelle andiamo avanti. Non sarà una piazza da 15, 20, 50.000, 18.000, 17.000, 5 che ci farà cambiare idea o ci farà modificare questa cosa. Se posso siamo qua per questo. Parli ancora due minuti. Nell'incontro del 5 di dicembre, alla presenza del professor Conte, del signor Di Maio e del dottor Toninelli, è stata rappresentata una situazione di un certo tipo. E i 12 presidenti territoriali dell'associazione che erano stati convocati hanno raccolto delle impressioni, hanno lasciato delle dichiarazioni. Quello che però a noi traspare è che non ci sia alla fine, cioè è che il no alla TAV sia ormai una questione ideologica da cui non si sa più come uscire. Perché io non mi occupo di politica, messi in un angolo, giusto? Sì, una zona del Piemonte è stato un grande bacino di voti per una parte politica oggi al governo. Oggi c'è la difficoltà di dire a questa zona del Piemonte: guarda che forse quell'opera sa da fare.
Un po' come la TAP in Puglia, insomma. Esatto, e si deve prendere tempo, si deve cercare di portare avanti il discorso per ammorbidire un pochino gli animi e lasciarli un pochino sfogare. L'accordo ministro delle infrastrutture italiano con il proprio alter ego francese, che posticipa di un po' di tempo l'applicazione degli appalti e lascia spazio per poter fare questo studio preliminare dei costi-benefici, che non è, cioè, leggere studio preliminare all'analisi costi-benefici ti fa venire mal di testa, perché significa che io ho uno studio preliminare che poi mi darà la possibilità di ulteriormente fare altre valutazioni, ed è una cosa aberrante. Noi dobbiamo tenere conto che c'è un'ipotesi tra le righe, perché qui purtroppo abbiamo un governo che ogni giorno, andando per esternazione, non per fatti concreti, non ci fa capire più nulla. Però l'ipotesi, una delle due ipotesi che io vedo... Una delle due ipotesi. Dopo la pausa pubblicitaria. Eccoci tornati in studio per questa ultima parte di Vivi in Piemonte, dedicato proprio al tema delle infrastrutture e soprattutto a tutto il dibattito che c'è, si TAV, no TAV. Avevo bloccato prima della pubblicità Lorenzini, che ci voleva parlare di due ipotesi. Ma sono due linee di pensiero che sono emerse dall'incontro del 5 di dicembre, perché, ripeto, il professor Conte, il signor Di Maio, il dottor Toninelli hanno incontrato questi 12 presidenti di categoria torinesi che rappresentavano il mondo produttivo, che è stato l'iniziatore di tutta questa iniziativa. Allora, prima linea di pensiero dice blocco, sospensione, verifica, analisi preliminare, eccetera, eccetera. Ipotesi di costo dal primo di dicembre, 75 milioni al mese. E questo vuol dire che ci sarà una riduzione del finanziamento pari a 75 milioni al mese, finché non si arriverà a un sì per l'opera, o a un no, e questo apre una voragine di pensiero infinita. Una voragine di pensiero, una voragine di costi, ho la vaga impressione. È una voragine di pensiero, perché nessuno vuole mettersi a fare l'analisi dei costi effettivi di quello che costerebbe, implicherebbe fare marcia indietro, richiudere un tunnel e ripagare i danni, e soprattutto affrontare le cause delle aziende che hanno già i lavori e hanno già gli appalti pronti, e quindi una cosa infinita. La seconda ipotesi è che se Italia e Francia sono d'accordo nell'avere una sospensione e quindi l'Unione Europea ci concede questi tempi, questi 75 milioni al mese di penale non vengano ancora applicati. Ma nel caso venissero applicati, io ritengo che nel mio modestissimo pensiero questo possa ipotizzarsi come danno erariale. E il danno erariale io lo chiedo al responsabile di questa decisione, e ne dovrà rendere conto, io credo, in modo alla personale. Corte dei Conti per tutto quello che è un disfacimento che è stato creato. Allora, sono due ipotesi di pensiero. La prima dice: siamo talmente convinti del no che andremo avanti all'infinito e ci faremo la guerra santa per ottenere quello che vogliamo, costi quello che costi. La seconda linea di pensiero, che è quella che io sposo un po' di più, perché cerco di essere sempre ottimista, facendo impresa oggi o sei ottimista e incosciente o non la fai. Meglio di più la prima, direi. Ecco, stiamo giocando coi tempi, perché non riusciamo ancora a capire come poter dire ai nostri elettori quest'opera è utile e salta a fare. Teniamo conto che io mi permetto di portare, è delle 10 del 7 dicembre, ANSA, il Censis, il 52esimo rapporto del Censis, in un capitolo dedicato ai significativi passi avanti realizzati sul fronte della revisione e della rimodulazione dei grandi progetti, cita come caso significativo la TAV Torino-Lione, dicendo che, affermando che la riduzione del chilometraggio per le modifiche che sono state fatte ha visto scendere la spesa ipotizzata per la tratta nazionale italiana da 4,4 a 1,7 miliardi di euro. E quindi il costo complessivo non sarà più 8,9, ma diventerà 4,3 miliardi. Il tempo di una discussione positiva che è servita per ridurre comunque i costi. L'opera è da farsi. L'opera è da farsi, anche perché Torino-Lione i tempi di percorrenza passeranno da 3 ore e 43 minuti a 1 ora e 56 minuti. Con ancora il signor Di Maio, sempre dall'ANSA del 7 dicembre 10.09, che dice:
Noi stiamo cercando soltanto di verificare per i cittadini se i soldi di queste opere sono spesi bene o no, ma voglio anche dire che questa analisi costi-benefici deve finire presto, anche perché una parte di queste opere partirà perché l'analisi costi-benefici darà l'ok. Allora, queste sono le ANSA di questa mattina alle 10:07 minuti. Mi viene veramente da pensare che si stia creando un percorso che lascia edulcorare un pochino la situazione di dialogo contrapposto, per poi sentirci dire che la TAV verrà fatta. Perché? Perché è diventata un'opera utile, perché sono riusciti a ridurre i costi. Abbiamo perso tempo? Tanti mesi. Abbiamo buttato tanti soldi finora? Sì. Ma d'altronde ci stiamo, l'italiano è strano, perché i francesi sono scesi in piazza e stanno devastando Parigi per l'aumento della benzina. A noi stanno massacrando con lo spread, hanno distrutto con le banche, hanno portato avanti una politica industriale che non ha ragione di essere concepita come politica industriale, e tutto sommato abbiamo riempito pacificamente una piazza con 40.000 persone, di uomini, donne, bambini, famiglie, tutti assolutamente tranquilli e sereni, non c'è stato nulla che potesse essere interpretato come un atto ostile verso nessuno. Andrea, hai preso atto di quello che è quasi una dichiarazione politica, quella di potersi sposare appieno. No, ma ci mancherebbe altro. Adesso io non voglio rendere politicizzabile una dichiarazione di intenti assolutamente condivisibile, però aggiungo un particolare: è dal 91 che stiamo andando avanti, Beppe, dal 91 abbiamo fatto l'osservatorio proprio perché le popolazioni della valle a quel tempi si erano giustamente probabilmente ribellate sull'aspetto del percorso, dove doveva passare la TAV eccetera, e l'osservatorio ha fatto tutti gli incontri, tutte le valutazioni, costi benefici eccetera, quindi i numeri ci sono già credo da un decennio. Allora, ulteriormente appesantire, aggravare con il tempo questa opera, a mio giudizio è, non so, repellente, che aggettivo, non so. Ma io faccio la domanda all'imprenditore: valutazione costi benefici quando deve fare una produzione, quanto ci mette? Ah beh, certo, ci mettiamo molto meno di quello che ci hanno messo per fare la realizzazione della TAV. No, quello che è incredibile, di cui parlo proprio da imprenditore, è che mi sento dire che è dal 91 che si parla di TAV, che è dal 91 e quindi da lì in avanti che si parla di come realizzare, di aver fatto tutta una serie di progetti, revisioni, sono d'accordo, va tutto bene, ma alla fine un accordo è stato. Ma perdiamo anche la faccia nel confronto degli altri paesi. Ma penso, io fossi il francese sarei incazzatissimo, scusate la parola, no, ci può ma stare, ci sta, ma perché non è possibile, hai fatto un accordo, tutti sono partiti e adesso ti vengono a dire no, ma guardate adesso perché è cambiato il governo, perché è cambiato certe posizioni, ed è da rimettere tutto in discussione. Allora vuol dire che siamo stati deficienti noi e i francesi e gli europei a approvare un progetto del genere. Signori, veramente io sono sbaccalito di fronte a delle situazioni del genere. Stiamo continuando a perdere tempo, a perdere dei soldi, perché evidentemente queste revisioni continuano a rallentare e ci sono delle aziende lì ferme e che sono in attesa di sapere se andare. Io avessi una mia azienda dovesse funzionare così, forse avrei già chiuso. Evidentemente qui avrebbe già licenziato il ma per forza, chi la gestisce, ma sicuramente. Evidentemente, di fronte a dell'incertezza del genere, noi abbiamo bisogno di certezza a questo punto. Certo. Dobbiamo andare avanti. Quello che volevo ancora chiedere ad Andrea, cioè è stato sempre detto che spostiamo i soldi di lì e magari li utilizziamo per fare la linea 2, ma non è che tu puoi prendere dei soldi che sono vincolati per un'opera a mettere da un'altra parte, o sbaglio? Ma sì, ma ecco, anche questo che non riesco a comprendere. Cioè, sono compartimenti diversi. Io piuttosto penserei ai 10 miliardi sul reddito di cittadinanza e non dedicati all'abbassamento delle tasse per chi fa impresa o per chi è un lavoratore. Questo è il dramma vero che io chiederei a Di Maio, e che lì veramente si può spostare questa cifra. Come dice lui, signor Di Maio, è il signor Di Maio, ha puntualizzato. Che si può spostare questa cifra, non sulle opere che sono frutto di trattati internazionali, che tra l'altro lo ricordo a tutti, è il Parlamento che esce dai trattati internazionali, e quindi la TAV secondo me si farà, troveranno le modalità, come dicevano bene tutti, ma la TAV si farà, perché non è pensabile di uscire da un trattato internazionale di quel livello che dura ormai da un ventennio praticamente. Possiamo dire che questa forse è la settimana decisiva, quindi prima l'incontro all'OGR del mondo dell'imprenditoria,
poi l'appuntamento a Torino con il Presidente del Consiglio, anche se solo con una parte politica. La piazza che dovrà dare delle risposte contro questo sabato e probabilmente anche l'incontro con il Ministro dell'Interno Salvini con i propri rappresentanti del mondo dell'imprenditoria. Cioè è una settimana, possiamo dire, quasi epocale, Lorenzini, o no? È una settimana sicuramente forse più che epocale, perché rivela una volta di più questo giano bifronte del nostro governo, perché un incontro col Presidente del Consiglio e i due ministri viene duplicato con un altro ministro domenica e le posizioni sono opposte, nel senso che a leggere i giornali Sono Salvini è assolutamente favorevole alla TAV e incontra successivamente i presidenti nazionali delle associazioni, mentre il ministro delle infrastrutture e il ministro del lavoro, che sono meno favorevoli a quest'opera, li hanno incontrati precedentemente, ma hanno incontrato i presidenti delle associazioni locali e non nazionali. È una settimana che sicuramente ha un'importanza notevole per quello che potrebbe essere il risultato e la soluzione di un problema che si trascina ormai da troppo tempo e sta diventando veramente ridicolo. Perché non è possibile non arrivare a soluzione dopo tutte queste chiacchiere, dopo tutte queste parole. Fa pensare però che ci siano due incontri a distanza di pochi giorni e due espressioni dello stesso governo che viaggiano in direzioni non convergenti. Le vogliamo definire le parallele convergenti di Andreottiana memoria? Ormai mi dicono tutti che non siamo più neanche alla Seconda Repubblica, siamo alla Terza, è un governo di cambiamento. Io vedo che dei riti della politica non sono assolutamente cambiati, anzi, forse sono peggiorati, perché 40 anni fa, 30 anni fa c'era almeno il senso delle istituzioni, oggi c'è la capacità di usare Facebook per dare delle... Ma come fa il terzo segreto di Satira, moriremo tutti democristiani, che è questo film probabilmente. Telegraficamente vorrei da Piacenza e da Andrea, proprio in chiusura di trasmissione, cosa vi aspettate di questo futuro, ma proprio telegrafico? Ci aspettiamo, siamo sempre speranzosi, se no non saremmo qua su questo territorio, quindi ci aspettiamo veramente positività, dobbiamo essere positivi e andare avanti e sperare che questa TAV e queste grandi opere vengano realizzate nel più breve tempo possibile. Andrea? Sì, un grande piano delle infrastrutture e un grande piano sull'energia, che sono le due cose che secondo me, insieme alle tasse, all'abbassamento delle tasse, servono per creare lavoro e posti di occupazione per i figli di coloro che ci ascoltano. Insomma, una sorta di inno all'ottimismo, quello che pensiamo anche speriamo di avere trasmesso a voi questa sera, cari spettatori di Vivi in Piemonte. Noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo appuntamento. A presto.